Scusate, Buongiorno. ritardo per problemi tecnici. Mi Con Kerkez. sarei quasi interrotta la diretta, però per fortuna ora è tornata. Comunque siamo al 51esimo ora del primo del secondo tempo. Sulla cimpalla del 51esimo minuto del secondo Palla. tempo. Sono che secondo minuto del secondo Cesc tempo. Cristante. Italia avanza ora. Jorginho, Barella. Tempo Buona giocata di risultato Barella. Cristante. 1-0. Spazio là sul fondo. Mette Cristante. No, siamo Gli avanti. italiano! Chi è? Di Di Marco. Marco! Di Marco! Bravo! Anche se diritti voglio prendere stasera! Marella che riesce a Due salvare e poi questa rimessa di Italia, Barella. due! Italia 2, Ungheria 0! Dai, è forte, è forte, è forte! Ci Cristante siamo inserito qualificati! Ci siamo qualificati, all'ultimo non è minuto. finita, Palla però, sul due fondo gol, per comunque, Cristante e poi Cristante di Marco. Grande non sapevo, prestazione di però, Cristante. mi stai chiamando Cristante Germania, che riprende il vedere controllo come della sono partita. Germania, Stasera faccio. lancio di La Immobile. ruba che è Cristante surdo, ma si dai. sfiorava Odio però. lì nei pressi Vedi, dell'area vorrei di vedere con Immobile. Di Mattoli, eh. Vediamo, Oh, apre sta, la guarda. prestazione, guardate col palleggio passaggi. 1, 2, 3, 4. Chi è che ha fatto il gol? Cristante Chi è in che ha fatto posizione il gol? difensiva. 5 in mezzo che dove arriva Di Marco. 6 Marco. al Cristante limite della gliel'ha frazione. fatto qua. Spetta Prima all'Italia. Barella. L'Italia trova il gol Poi per il 4-0 ed è Cristante il e primo. Di Marco. Di bloccante. Una Di palla Marco, non beh. nazionale per Di Marco. Alla sua sesta presenza, Di Ha Marco subito pure anticipa palo, il vabbè, non c'è gol, mette niente. dentro Allora, aspetta. e chissà come si sarà dovuto Budapest. in panchina questa No, vedi, combinazione. Roberto glielo Mancini, Ma perché attentissimo. vai al televideo? Io Non era ancora lo scoperto metto su Google e scrivo, le l'applicazione. scrivo lì. Sì, Fai vince tu, Giacomo. 2-0, mamma che ti vince, Fai 2-0, mamma! tu. Fai tu. Come ci siamo collegati noi, anche in ritardo, se Ciao, niente. Teresa, dove si vende? Un solo colpo di testa di Rastoni. Poi Barella Allora, scivola. gol pro. Cerca la reazione immediata, la nazionale di Marco Rossi. Il traversone ancora di Negò, spetta Tu Bastoni, passa Jorginho, va in anticipo che su cazzo ho non lo appena so io ho aperto preso la pagina e non il lo controllo di Rinaldo so stavo ho aperto buona Google buona è uscita vabbè io mi no rivedo i no poker no ma si apre lo so si apre adesso non è contatto però sì, metto no dico come la posso Germania vincere vince 1-0 vabbè non promettente oppure se Rastoni vinciamo anche se vinciamo si la comunque lacava con passiamo un richiamo verbale questo è l'intervento ai danni di Gnonto e il gol di Di Marco ma come si secondo ricorda me Massimo Fiorino è apre volevo la vedere che ha partita segnato, no? perché il numero C'è la Germania com'è? 1500 nella chi si può storia del Milan è la insegnare partita numero 859 degli azzurri allora perché spingo si apre un'altra dell'Olimpia degli cosa? ufficiali aveva Oh. vinto si l'oro apre numero sempre qua 1500 l'ha segnato Di Marco il suo primo insieme guarda al io c'è ministro spingo qua per sarà da vedere se apre quest'altra aspettare cosa Donnarumma che Donnarumma cazzo che faccia c'entra? ha messo il calcio d'angolo e da lì Esci da è questa stata cosa costruita è nata vai l'azione che ha portato andiamo da Google 1-0 normale negli azzurri ma per adesso gioco continuano ad attaccare sulle ali Allora, dell'entusiasmo con metto. Cristante Di Facciamo un Marco test che di tutto. bravo certo che pensando all'Inter che ha la difficoltà nella sostituzione di Perisic con Gosens che non è in buone condizioni Di Marco in Oh. queste condizioni Oh. pallone in mezzo intanto di Cristante para Un Lunaci azio. Io siamo voglio al capire chi ha 60 segnato. secondo Poi lo ah voglio sì capire in l'arbitro in che questo secondo. momento giocando da esterno sinistro e È non evidente da per me. braccetto si dice della difesa Gundogan. 3 come spesso Ma accade che a Milano cattivo è sono Gundogan? veramente fornendo delle prestazioni Maglia importanti come 10? quanto con Maglia 10 ha l'Inter segnato il Gundogan primo gol. è Gol riuscito no, ad Maglia 3 da Di avere Marco. l'aiuto di Juric che faceva appunto sia l'esterno di centrocampo che anche il terzo di Gundogan. difesa oh. intanto intervento Gianni Cosciani Infantino che concede un altro calcio di punizione in favore dell'Italia Scusa, fischierò gli ungheresi che 22, hanno usato sostanzialmente Jorginho di simulazione 22. per dare il colpo Ah sì, pare con Barella a praticamente, distanza di mo. un Passiamo noi in metro. Spaglia di Lorenzo, Ungheria palla così. esplosa dove c'è Perché la Cassa. Germania neanche si è vinta a 9, Che cosa che ha pensi? 10. Ma così faranno Noi loro. primi in classifica. L'Ungheria Cosa seconda. Oh, eliminati Oh! Germania in classifica. Oh, Oh, che cazzo, problema! meno male! Che ha parato sulla linea di Donnarumma, ci siamo Con le salvati, gambe. cazzo! Ma io non Con esultare prima del tempo qua. le È vero? gambe l'ha E non preso festeggiare prima del Donnarumma. tempo. Comunque, dicevo. Clamorosamente Germania in Inghilterra No! superate, cioè, non Aspetta. qualificate. Dai 18 metri, Gnonto, Gnonto pensa alla conclusione. Gnonto! Non trova lo Di spazio. poco all'altro, Vabbè. schio. Come Super parata di Donnarumma che arriva Vediamo la scusa, super parata di Gino Donnarumma. Ma E da due quale pure. passaggio? Come cazzo fa? È dovuto andare a calciare il sinistro, ma il primo controllo se lo fa bene con il destro. Una Attenzione! bella parata, un po'. Su Saez, Gnonto in mezzo, Non Raspadori. Vabbè, siamo pari prima, sono Cristante sulla linea.
Come fare? Non ci sono Allontana neanche arrivato con le al di successo. là, Questo avevo sai. detto. Toloi, signor Arcigno, non riesce a Giorginio parlare. perde palla. Stiles ha sprecato un'occasione Regala la rimessa laterale clamorosa. all'Ungheria con i minuti di gara sono 56 nel corso di Sì, secondo sì. tempo. Italia, ricordiamo, in vantaggio di 2-0. Ehi, guglietto mio Mirko! Italia vince 2-0, Mirko! Vediamo, questo è Angelo, vedi che bravo ragazzo, lo vedi? Lo vedi Che da è un Mirko? bravo ragazzo, una testa di cazzo. Angelo, la testa di cazzo! Nessuno lo può negare. Nessuno lo può piegare. Con la gamba l'ha preso. La gamba. Uglietto! Cosa succede al GF? Beh, con la palletta lo metto per il GF. Perché non mi avevi detto che iniziava prima? Non mi sa perché iniziava prima il Fa GF. male a 10. La madre, scusi. Riparte l'Italia con E Dio, l'Italia! fermato. Perde palla, recupera l'Ungheria, Dice che poi stava attenzione. vinciando. Con la testa di Palla. Soboslai, poi Ci c'è vuole Gnonto! In aria, Gnonto, questa Gnonto! volta riesce. Il Valente cross in Cross, è stato aria! teso. Vince sulla Ribattuto! Spadoni. Nostro. E Parete. difende il Ah! tiro! Scarica. E chi? Che tira? Di Di Marco. Marco che si mangia il gol del 3-0! Dai, il Di Marco, l'autore del gol Ah, del no, se non 2-0, stava con la col maglia difensore, sei Gnonto. numero 3, la maglia numero 3, che è il giorno che è nato Mirko, il biglietto mio, il 3 giugno, è nato il 3, la maglia che è nato il 3. Oh, guarda, ma perché si è alzato un po'. Balistico ci segnala che la Germania è andata Riparte l'Ungheria, attenzione. in casa dell'Inghilterra sempre più sola in coda alla classifica, ormai retrocessa nella Però scacchiera l'Italia recupera retrocessa. palla ora Questo significa che non sarà a testa di con serie nei Donnarumma sorteggi dei che va prossimi alla europei, rimessa corta. quindi potrebbe essere pescata naturalmente dall'Italia Perso nello stesso girone. Bonucci. Toloi Toloi. si muove sulla linea del fuorigioco, Verticalizzazione! è verso Di Lorenzo, ancora Di Lorenzo Oh! meglio con Toccato! Soboslai. Passaggio che non arriva a niente. Recupera palla l'Ungheria, riparte! Sono tutti grado 58 nel secondo tempo. Italia 2, Ungheria 0. Che per ora ci prova l'Ungheria. Però si ferma perché c'è fuori il gioco. Come si chiama per l'estate? Primi classifica. Ne passiamo a quanto? A 11. 8 lunghe 8 9 abbiamo noi. Non lunghe, dieci. quindi 11 se vinciamo, 10 la Germania, 9 9. L'Inghilterra rimane a 1, quindi esce Germania e Inghilterra. Ecco perché prima era clamorosa, niente, escono la Germania e l'Inghilterra. Si allarga la curva. Perché noi, cioè, Costazione, vabbè, bravo, siamo grandi, bravo. quindi, ma l'Ungheria è una sorpresa Senza che si è problemi, qualificato spinge dove. lui a cercare la Spadoni. Ah, ma quella Riesce distanza è stata quando ha battuto la Germania, due volte. Ha battuto due volte la Germania. Oh, c'è un'altra chi si è sempre di nuovo. Torna da Adesso un'altra volta, qualcuno. dimmi, la microonda che ce l'ha tua notte, bene Ah, sì. Ah, mi trovo bene, non lo so non perché è mi piace, lo so, diversa pure da io. altre chiese. Sì, Quella sei quella chiese sento che tu l'armonia, entri, bravo. sento l'armonia là. Entri nelle chiese e senti qualcosa che non va. Invece Lancio là, sono provocato proprio da questa posizione. palla per noi. La comunque è rimasto dal panico. Siamo arrivati al 60° minuto del secondo tempo. Vediamo le squadre. Il risultato di 2-0 per l'Italia, ragazzi. Questo è un sogno. Perché l'Italia è stata abbastanza, diciamo, Però questo rende ancora più amaro il fatto che non sarebbe in mondiale a dubbio. novembre. Era in dubbio che l'Italia potesse Sì, ma volevo che riacquisire andavamo al fiducia in se mondiale. stessa. Ci volevo che andavamo al mondiale. Ma andavamo la pig, il mondiale è passato. Vabbè, tra 2 anni saranno già più di 20 qua. Però il mondiale è di 6 per fare. Ciao Luciano! Luciano si va Soboslai male. rallenta un po'. C'era un cliente mio amico di mio padre. Poi lancia il pallone addosso a Toloi, un po' di nervosismo per Soboslai, il Vabbè, calciatore rimessa inglese laterale più per l'Italia. pagato nella storia. Calcio Molti milioni di euro che sono stati punizione. versati Sembrava come dal l'aveva Red preso. Bull Salisburgo al Battuto Lucerne. lungo da Toloi. Verso. Toloi che squadra sta? Non lo so. Atalanta, Atalanta. Cristante, signor Cigno, si può Cristante, vedere ancora Di Marco, perde guarda palla, l'Inghilterra. riparte l'Ungheria, attenzione, oh! Abbiamo Facciamo dovuto mettere pregare qua. Pallone in uscita, anche
sul discorso del palleggio, noi nel possesso palla che siamo ecco, come se cosa insegnano, si gli aprono la partita sul calcio. Vabbè, protesta Giorginio, devo stare attento. Adesso c'è un po' di nervosismo, Italia non deve cadere naturalmente nelle provocazioni altrui, perché Di Marco ha preso un calcetto da voglio dire che devi stare attento. Attenzione, siamo al 61esimo del secondo tempo, rimessa laterale per l'Ungheria, che viene battuto in questo momento. L'Ungheria ora riparte. Verticalizzazione interpretata dal difensore dell'Italia! Madonna mia! Stende in parata plastica Donnarumma. Sta per sbagliare il passaggio Toloi, per fortuna la palla però arriva Donnarumma che blocca a terra. E dici ai compagni di stare calmi, va rimessa forte ora. Ancora Donnarumma. Parte d'Italia. Prolunga Raspadori verso Mionto. Perde palla però l'Italia, riparte l'Ungheria, attenzione! Ancora lunga palla per l'Ungheria. Che avanza, attenzione, il cross in aria! Ma no, esce male Donnarumma, però per fortuna la palla ce l'ha l'Italia. Riconquista l'Italia, riparte. Si riparte. Con Raspadori, autore del gol del 1-0. Oh, perde palla per l'Italia, attenzione l'Ungheria, aiuto il tiro! La parata pazzesca di Gino Donnarumma, quanto lo odia, ha fatto una grandissima parata. In questa parata ancora di prima rivedo il Donnarumma dell'anno scorso da una parte, poi la deviazione non era fatto perché ha preso il controtempo ora rivedo il Donnarumma che è un po' vinto l'Europa dell'anno scorso si vuole fare altri rigori Zoppica. Intanto c'è il calcio d'angolo per l'Ungheria con i minuti di gara sono 63 nel conto secondo quindi tempo. Abbiamo mezz'ora a disposizione più tempo di recupero. Siamo mandati due reti a zero! E lui che è andato a sbattere, quale carica sul portiere, guarda. Ma c'è Castello, non giovane. Ho detto molto, mi mando le cose. Tu per paura, per me è magnante, cacchio francese. No, chi è Gabbiadini? Sono me Ghir Gabbiadini. Non è quello. Me Gabbiadini. Gnonto, attenzione, riparte l'Italia, oh velo sbagliato, riparte l'Ungheria, gli ultimi di gara sono 64 nel corso del secondo tempo, 6-4, il cuginetto gli manda le foto nel frattempo, mentre guarda la partita, foto su WhatsApp in questo momento non posso aprire, e aprirò alla fine della partita, cuginetto che sei ancora in diretta. Stai guardando ancora la diretta, lo dico in diretta che le foto che mi si mandano su WhatsApp le guarderò tu. Attenzione Ungheria, il tiro! Alto, come dice Crudeli, alto! Ah, ma tu qua! Non sembrava però guardate non ecco al fianco gli ha fatto male lui. Ha colpito al fianco e da piedi allora mo è non è più la frazione di seguire è un po' a contenere ma comunque d'altronde siamo un doppio vantaggio quindi si fa però Gabbiadini non preferissimo altro calcio d'angolo per Ungheria con l'ultima gara sono 65 e 30 secondi col secondo tempo attenzione l'Ungheria ancora in posto di palla per via laterali metta a cagare questo ha vinciato
Schäfer. Attenzione, Sta Ungheria iniziando di ancora. prima a cercare Orban. Oh! Entrato bene Styles, ma il suo Ungheria rendimento sta andando giù. costretta a Orban perde indietreggiare velocità, grazie al avanza sempre pressing di meno, dell'Italia. cerca la conclusione della media e della lunga distanza. Bisogna mettere un po' di attenzione lì. Infatti, Chi è lui? Roberto Mancini ha spostato da quella parte Barella, non a caso, Rimessa forse, messo per Cristante a l'Ungheria. destra, che per essere più Il reattivo minuto di gara all'interno sono del campo dove 66 Styles nel corso del secondo si è messo tempo. libero. 66, come l'anno di nascita di mia madre. Eccolo Styles. Allora, l'Ungheria è ancora in posizione di palla. Non si ferma l'incitamento dei Cross in sassoniani, dei aria! tifosi Deviato dell'Unione da un Europea, giocatore dell'Italia. Puskas Arena. E ora riparte, però c'è una deviazione, rimessa laterale. Siamo arrivati al 60. Dell'Italia. Questo stadio, L'incarica della primo battuta, palco contro bastone. l'altro nella storia dell'Ungheria con 84 gol, sempre in presenza. Messa laterale dell'Italia che viene battuta in questo momento. Attenzione Prima dell'Italia, perde spallata. palla, mannaggia. Bene Alberto, conteniamo una palla Riparte dentro, l'Ungheria, con i mantenendo minuti di gara sempre sono il margine di possesso. 67 nel corso del secondo Ripete tempo. Madonna mia, cosa ha Lorenzo, combinato Lorenzo quello? Piola, ma un bel Che passo ha anche fatto di qua? Lorenzo. Sono un po' stanco di Solo Lorenzo. Sai, buon gioco di gambe di Attenzione, Lorenzo, l'Ungheria ma pericolosamente in inizia avanti. Attenzione, Schäfer, adesso aumentata la presenza in campo di compatti, Lorenzo, non posso attenti. prenderlo. Tutti là stiamo, tutti catenati, difesa catenaccio, cross in Sta aria, perdendo tempo, ribattuto. l'Italia fa fatica perché non Il riesce a giocatore gestire d'Italia, ma meglio recupera palla l'Ungheria l'Ungheria contro ancora. la pressione avversaria. Il cross in aria. Di Marco prova ad intervenire, Bazzuzzi continua a giocare Il palla nella tiro loro difesa, fuori, viene alto, alto, ripresa dal tiro alto, libero di Cipriani sul fondo alto, destro. Una situazione magari diversa, qui sta cercando Mancini di chiamare la squadra di salire e tenere il pallone, però in questa difficoltà, nonostante il 2-0. Rossi incita i suoi, Roberto Mancini Un po' prima perché lo rende il dico, suo fa. iniziale. Questo dove va a In mettere? particolare sta Va dicendo bene, a no, lo un scherzo. metro di scappate rosso, quindi Lo ma schieramento è 10 minuti alla fine del io gioco. avevo sentito che dovevo giocare titolare, non era che mi chiedeva. Devi ancora prendere pronto, quindi Io non ho segnato la parete di sono soprattutto due cercato di ottenere il controllo alle di palla, forze. riuscire a gestirne qualcuno per alleggerire la Non pressione, comando portando nella metà campo altrui. Anche il fatto Magari che non ci tra sia un po' si nessun aggravio di mancanza Come di 10 tempo minuti alla a 75 75 75 80 scusa. Ci ha scatenato Quanto una è sì. furia a bordo campo quando la panchina pensa a una sostituzione, si rivolge ai suoi calciatori che si avvicinano, Verticalizzazione ma dell'Ungheria intanto che si Italia prova. prova a Attenzione! guardarsi da dentro Lorenzo, mette il calcio d'angolo di Lorenzo, Deviazione di Di si avvicina Lorenzo alla in calcio panchina, poi la d'angolo. ripresa. Calcio Lorenzo d'angolo per sembra della l'Ungheria. Roma. Invece Eh? loro aumentano La l'intensità Roma del nell'Inter, campo sta venendo dopo la Roma. Lorenzo. In Di ambienza, Lorenzo. bravissimo Di Marco Lorenzo a chiudere con una diagonale positiva. Calcio d'angolo per l'Ungheria, il sesto calcio d'angolo che batte l'Ungheria. Su questo Parte il attacco di calcio Lorenzo, la palla di d'angolo! Toloi ad allontanare dalla parte opposta. Rimessa laterale in zona Sulla panchina d'attacco sul per fondo, l'Ungheria. Lorenzo è Sono sempre indicati, sono pronto. 69 nel corso del secondo Penalizzato tempo. all'interno dell'area di rigore per le capacità nel gioco aereo di tanti calciatori Rimessa ungheresi. laterale che viene battuta in questo momento l'Ungheria. Sbaglia adesso Però l'Anger, sbaglia non l'Ungheria e regala la rimessa possibilità laterale di all'Italia. vedere passare, poi ritmo di respirare. Ma io, anche se è perdo, comunque sono qualificato. Accelerato l'acqua qua. Chiamato Scamacca. E sì, per tenere palla un po' in alto, probabilmente con il fuori gioco Adam Fai da te. Sly, questa è la segnalazione dell'assistente. Prima mezzo lascio un po' da me. Eccolo Mancini scatenato, prontamente Come? mostrato dalla leggera Federica? Federica! Sostituzione dell'arbitro L'ha fatta vedere la mano amica! sta per arrivare un doppio cambio, Tiziana Alla. Thank you. Very much. Avrei messo sicuramente un milione e un miliardo di bambini al mondo. All'attacco, Qui. forse Però sanno raspare alcuni la difesa uomini dell'arbitro Sciascia che quando figli inizia sono il cioè, controllo figli dell'attacco il passo per il mondo non fanno il cazzo. È vero. Allora, noi scherziamo, sono veramente cose. Adam Salai, buona combinazione, Bonucci. Barella cerca di intervenire su Scusa, solo sicuro Sly, non avrà nessuno per pessima fare figlio alto figlio spazio per il mondo. Non so, di questo. Passi!
Allora, finiamo nel secondo tempo, se la non gestiamo il pallone. La mia idea è che si faccia una ligatura con il passo in trasferta per alzare il pallone e andare direttamente sull'attaccante, perché in questo momento l'Italia fa un po' fatica. Beh, uno che lei è dichiarato, riconosciuto in questo caso, Bastoni, Cristante, Gabbiadini, manca il controllo, ancora Cristante, Gabbiadini, Giorginio. Non funziona quando vedi che non si spiega quello che firma il documento. Prima che di farti vedere il bambino, il bambino. Ma non sbaglio che è il periodo, io chiesi un giorno di quando no, sì, tutti i giorni bisogna riferirsi. Io dico lo riconobbi subito. No, dico, no, è che sta per dichiarare la mappa. Sì, lo chiesi a Pubina quando ha avuto la bambina. Se proprio non puoi andare, devi comunque. È vero, Pobega! Pobega, Tommaso Pobega! Giocatore del Milan! A che è un minuto, è certo? È un ricco, ho ragione, io ho detto entrano Pobega e Scamacca al posto di Giorginio e Raspadori. Bravo comunque Raspadori, autore del gol del 1-0. Terza presenza per lui in azzurro, la seconda. Quindi un titolo Raspadori, sì, ho visto bene. No, non ho capito, avevo visto bene. Quindi Scamacca avevo visto, però non avevo capito se era proprio Raspadori o... Braccio di Varela, l'arbitro dice però che è involontario, si continua a giocare, protestano il dubbio. Oh, pallo! Affatto di Lorenzo, se lo prende con il pallone. Lo spiega a Casta, perché non ha fissato il calcio di punizione sul punto. Che fa questo di grande sul monto? Toloi, vada Donnarumma, presi. No, intanto Google, capito, è tutta vocale, qualcuno. Io ho capito il posto montare di due. Siamo al 73° al secondo tempo, Italia in vantaggio, in Ungheria in casa allora a Budapest, 2-0. Il loro stadio. Loro sono aggressivi, volete avere la forza, Scamacca tra adesso fresco di tenere quel pallone fondamentale. Ungheria in posto di palla. Cerca di partire. Ma il nostro pressing asfissiante non glielo permette. Ma come va? Ungheria, attenzione. Oh, fallo. Io non la faccio. Ancora l'Ungheria, eh? Avanza. Ah, vediamo, 3-0. Vediamo 3-0. Il 3 sarebbe proprio la mossa finale. Attenzione, dopo si uscirà anche nelle file dell'Ungheria. Poi i minuti di gara sono 74. Cosa secondo tempo? Ricordiamo il gol di Raspadori, il primo gol di Raspadori in questa partita e poi il secondo di Marco. Allora, attenzione Ungheria, cerca di imbastire un'azione, ma... Dai, non lo permette, quindi il laterale per l'Ungheria. Ma gli ultimi gara sono 75. Dai, che ormai. Noi non devo per scaramanzia, ma che qua si fa. Se facciamo 3-0, possiamo veramente dire che fa. È impossibile recuperare in 4-2 3 gol. È successo nella finale di Champions che non ve lo ricordavo, ricordi? Quando quando lì per la chiusa dicevamo che la gente non sempre sono tanti di poter superare da te e poi non vuole non fare però ci siamo vendicati due anni dopo
anche Gianluca Vialli Ad Atene. applaude e saluta Rotto libero Adam in diretta. Insolari della macchina azzurra. Poi c'è il broccoli che ha messo l'aglio con il cornuto. Ma mio padre non piace l'aglio. Attenzione all'Italia. Cristante, Gabbiadini. Riparte, poi po riconosco Pobbe, come i serpigli rossi. Pure il portiere dell'Ungheria ce l'ha uguale, hai visto? Cristante, prende per Pobega, dai, po', vai Tommaso, vai, avanza, bravo. Ancora l'Italia in posto di palla con il capitano Leonardo Bonucci. Donnarumma va a rilancio lungo. Vi ringraziamo per la cooperazione. Di Marco. Marco sbaglia il passaggio e regala la palla all'Ungheria. Che riparte, attenzione. Schäfer. Recupera la palla l'Italia per un momento. La recupera l'Ungheria. Schäfer. Con i punti di gara sono 77 nel corso secondo te. A te questa è la è vero, sì. Cross dell'Ungheria ribattuto dalla difesa dell'Italia, però recupera la palla sempre all'Ungheria che prova ad imbastire un'azione d'attacco. Attenzione, Ungheria ancora in posto di palla, si lotta su questo pallone, ancora l'Ungheria tenta di sfondare, poi l'Italia recupera palla e spazza via questa palla all'Italia. Allora, recupera la palla all'Ungheria. Attenzione, recupera la palla all'Italia. Pobega, Pobega, verticalizzazione, è troppo lunga, ma c'era anche fuori gioco purtroppo, quindi riparte l'Ungheria con i minuti di gara sono 78. Un secondo tempo, attenzione, l'Ungheria è pericolosamente in avanti! Allora, da rivedere, forse c'è ancora per un po' di rivedere che poi. Ma secondo me non era la stessa. Non è. Aspetta, il bar. Vedo l'arbitro, un po' di ritardo, eh? Poco fa, è appena appena toccato un po' di piede, non è? Bisogna capire se quella gira spinale è il la caduta o no. L'azione ovviamente è stata l'evidenza si è aperta in questo caso Fiola e poi ha messo questo pallone. No, guarda, non l'ha dato, come comunque l'ha dato. Questo avanti, però espulso. La scelta un po' siamo con la mano. Qui lo vediamo meglio. Sicuro, guardate. Una spintarella c'è sicuro. Ma leggero, che proprio così. No, se non la parlerebbe un anno e mezzo la parlerebbe questa cosa. Ah, comunque non era un distrutto. Sentite, secondo me era rigore. Qui è piccinino sta parlando. L'intensità, diciamo così, del no, è dici la parte del campo. Ah, pur Cugge se vuoi io problema. Lo dicerò, il morale cambiava, magari perché. Sì, poi tutto può succedere, solo in 5 minuti può sapere un gol. Lo hanno fatto noi nel derby dell'anno scorso, io non fare per l'Inter. In 3 minuti due gol, se tutti di lui. No, perdiamo 1-0. Non quest'anno. Sì, no, non ti ha fatto, ho visto il 5 febbraio, poi con tutti i derby della retta. No, il ritorno. Tu che cosa stai parlando? Di derby di ritorno de... che abbiamo vinto. Abbiamo detto. Quanto vincemmo? Stavamo perdendo a 0, 75esimo di Rossegna e poi 78esimo di non Giro. 3 minuti, 2 gol. Ma quello si mette là, quando arriva Hernandez la passa, avete detto. No, il primo gol l'ho fatto in scivoletta grazie al Brembia, mi l'ha data. Sì. Verso la fine la sì. Si è trovato avanti. Ha allungato la gamba e la menatina.
Poi invece il secondo gol si è girato proprio, ha preso la palla, si è girato bell'angolino, Vabbè, bellissimo. giocato dalla parte opposta dove c'è Non il scontro mai. No, ho cominciato ad amarlo di più, dico. Ho finito con un sacretto, con la sua Lo sai, linguaccia, con il tetto. questi sono i fischi. Comunque Fa siamo spalle 81esimo del Sheriksen. secondo tempo, l'Ungheria. Quanto fatto è? 1,90 m. Sì, quindi. 1,90 m, sì. Vabbè. Una festa, Ah, ecco 1,90 m, sì. qua. Arrivati L'Ungheria. all'80, 10 minuti alla fine della partita, da 0 sempre per l'Italia. Vedremo anche i minuti di recupero. La Scorrendo il speranza è che ne pallone, diano 3. ma non riesce ad arrivare Polla dall'altra parte, rimessa laterale per l'Italia. Abbiamo cambiato gli attaccanti, però insomma il prodotto non è cambiato tanto, anche perché Quadrati di Marco, sì, torna il gol, ma 2-0. sicuramente non è detto che abbiamo sbagliato tanto, paradossalmente sul 2-0, quindi potevamo anche avere anche un punto di Perché vista non ho mangiato ancora? fondamentale. Io ho mangiato Questa è di solo una nuovo la cassa, grande non ho parata più di... No, sentito mai non mangio mai prima della Gustav patata cotta perché Steinz, sono... che si trova a No, non più guarda di che 3 parata, metri mi dal chiede. portiere Ma adesso ho azzurro, portato una parata che fortunata, con la gamba mi destra, con il ginocchio destro, riesce a evitare il gol chiede. dell'Ungheria. C'era ancora l'Ungheria in possesso di palla. Le molti gare sono 82 nel Il lancio corso in profondità del dove secondo non ci tempo. sono L'Italia in vantaggio contatti per per 2-0. Attila Salai, Ora Donnarumma. controlla Donnarumma. Oh, che Controlla palla questo guarda. Come pallone. Sei tu da me, bravo. scarpe che c'ho io? Te lo ricordi quello che ci vedete? Si può pagare, tu è. La cattiva lo sa, però mi hanno aderenti. A Al scarpe deve lancio essere lungo sufficiente. Donnarumma. Che la ripiede Rigore di della testa di Attila sensibilità del Salai. Bobega. Cristante prende Cristante. passaggio. Toloi. Non vuoi Toloi. Come compagnia può? a casa? Cerca Sì. Gabbiadini anticipato da Langa. Fiola. Recupera palla l'Ungheria. Toloi. Dieci. Toloi. Cristante e cerca Scamacca. mezza. C'è Faccio spazio per Scamacca. Toloi. Di là arriva velocissimo Di Marco. Di Marco. Poi gli ultimi gara sono 83, come l'anno di nascita di Angelo Barbera. Bravo. Il Il fuorigioco giorno di viene nascita segnalato 83. dall'assistente Io dell'arbitro e allora si riprenderà con un calcio di punizione in favore dell'Ungheria. Aggiungete ragazze, se volete un bel ragazzo, vedete, 39 anni, Angelo Barbera su Facebook, chi guarda questo video, Eccolo, questo Tiburcio. video. Aggiungete Angelo Barbera, lo Marco Rossi. Non è trovate i miei vero. amici. Non sono alla ricerca di una donna. È la Ma neanche ricerca di di una donna un uomo, eh. seria, di la verità, di una donna seria, come si Lancio deve. dalla distanza Sto di cercando il Marco. vero amore. Brava, la donna della tua vita. Germania, 1-2. Lange. Ungheria ancora in posto di palla, Steinz ha un fermato posto questa di palla volta però Toloi, si sterile che scappa da Gabbiadini, non tiene botta sull'attacco di Sheffer, poi va a terra, porta calcio di niente al punizione per momento. l'Italia che può così respirare. Sì, bravo Toloi a E uscire però dalla profondità del fallo campo, questa Toloi, pressione l'ha calcio di fatto anche punizione lui, per non era l'Italia. abituato Le ultime a gara fare sono queste 84 nel corso del secondo tempo. situazioni e poi Ha Gabbiadini sembra fare munito fallo, possiamo respirare e salire. Tacco. Fuori con la maglia numero 10, Szoboszlai, non soddisfatto Cambio pure delle file del tempo del dell'Ungheria. Gabbiadini, Germania e il risultato. Bene. Entra Kleinmeister con la maglia numero 15, soprannominato Paul Scholes per la somiglianza Era il gol fisica sotto. E bene non sulla è pagina linea aperta in con realtà. l'ex centrocampista del Manchester United. Rimessa laterale in favore Cazzo dell'Italia. del calcio, eh. Vediamo. 85esimo. La classifica. Stai con già perché a 2 punti se. Intanto l'Inghilterra rimonta la Germania e va sul 3-2. Oh, what is not? L'altra partita del girone, ma noi pensiamo a questa. Il cross Ma la di Germania, Marco vanno dalla già parte fatto compiere, la opposta. Germania è comunque in Arriva culate, veloce di la Lorenzo anche di definitiva, appoggio con centrale. 50 comunque. Vabbè, Sì, quindi. ne ho 11, in Interpassaggio. teoria 10, Germania 7, Inghilterra Guadagna 3. tempo, tornando indietro da Bonucci. Ungheria 10. 3-2. Bastoni. Sono fortunato Bobega. Ungheria, eh? Bastoni. Scamacca. Che in questo Che ha girone trovato un girone era la prima. Sì, debole. ma vedi che detto, Marco, come colpo di testa fatale in di Germania in Giuseppe Inghilterra. Mellini Quindi non da era facile per il Corea. Steinz. Rischia di L'Inghilterra poco questa per perdere giocata. con l'Italia.
apposta per l'Ungheria, che significa Adam, fermato non dica da questo, Cristante, un si è girone avanzato non verso è troppo pallone. forte, La non è più l'Inter, pressione giusta Gianluca, con Barella che un punta a po' terra, stanca. Una mano in quella zona del campo, recuperava il pallone. Se lo gestiamo bene, e visto che possiamo veramente fare di Scamacca. Pega, Scamacca, poi libero, cancella il quel palo, quel passaggio. Sforzo che è stato esercitato nella fase centrale del secondo tempo. Ma perché spingo il corso per aprire, si apre un'altra coppa? Perché ormai è evidente, così si apre. Vedendo l'evidente si apre il nessuno di Fiola, l'arbitro dovrebbe quantomeno estrarre il cartellino di Lorenzo. Hanno segnato Gundogan su rigore. Poi, ah, 2-0 è andata. Da 2 a 0 a 3 a 2 l'Inter. Allora va a fare show Monte che ha il rigore con altre. Ma quello è un mostro. Eccolo Fiola su di Lorenzo. Di Lorenzo. Magari viene per la Juve. Ehi, che ne importa. Non prendere lì. Non è intervenuto fortunatamente con la sua la si chiede. Altrimenti. Il rosso non gliela per il giocatore del immagini dedicate ad Adam Salai al suo pianto durante l'inno nazionale. Prima avete visto quel cartello con la richiesta della maglia da quel giovane tifoso, lascia il campo alla sua ultima partita con la maglia della nazionale. L'applauso di Marco Rossi, non gioca più Adam Salai, 46-76 con l'Ungheria il più bello. Calcio di punizione per l'Italia, quanti minuti di gara sono? 87 nel corso del secondo tempo. Allora possiamo dire che è fatta, dai. Mi manda un vocale che non posso ascoltare, un momento. Una vita senza successo. Binetto, devi aspettare un po'. Allora, Donnarumma. Mi vedo al fondo. Oh, muoviti! Non fare papere. Via porta, ancora Donnarumma. Oh, muovermi l'anti a me. Bonucci, ma rilancio lungo Bonucci. Il colpo di testa di Scamacca. Colpo di Scamacca, però perde palla, riparte l'Ungheria, attenzione. Kleinheisler ha subito fallo, calcio di punizione. Calcio di punizione per l'Ungheria, con i minuti di gara sono 88. È il corso del secondo tempo. Contiamo, l'Italia il vantaggio sempre per l'Ungheria. Gol con i gol di la Spadoia di Marco. Angelo Baldi. Il colpo di testa di Stiles a prolungare per centralmente spazza Italia, riparte con Barella. Barella avanza, Barella ancora, Barella fa il presuntuoso, si allunga il pallone, recupera la palla all'Ungheria, però pressare però Barella sul portiere, ma non riesce a recuperare questa palla all'Ungheria, cerca di avanzare, non c'è palla secondo l'orbito, Italia riparte Di Marco. Il tiro! No. La palla di pressione e il tiro di Scamacca! Sulla rete, la rete esterna della porta. La buona occasione per fare 3-0, per chiuderlo. Scamacca poteva anche gestirla, diciamo così. Era defilato. Sparata poi il portiere, dai tira poi di Marco. Scamacca doveva far ancora di più, coordinarsi meglio. Poi secondo palla tira, poi era gol. In terra, ma c'è un altro debutto, eccolo qui, pronto a essere inquadrato dalla regia. Mazzocchi, esce Di Lorenzo, entra Mazzocchi. Pasquale Mazzocchi, il primo giocatore della squadra sono 89 a debuttare con la maglia della nazionale. Per lui è un settembre favoloso, perché è arrivato il primo gol in Serie A nel 2-2 contro l'Empoli, è arrivata la prima convocazione e poi l'esordio in nazionale. Tra l'altro il momento di iniziazione è stato bagnato. Attenzione, riparte l'Italia, però perde palla. Bravissimo in quell'interpretazione della però la palla c'è all'Ungheria Napoli, e adesso si gode questo momento che c'è una sconfitta, si qualifica comunque l'Italia, però al secondo posto. Attenzione, avanza l'Ungheria. Dentro dunque anche Mazzocchi, però recupera la palla l'Italia. Va a terra Di Marco, butta che calcio di punizione per l'Italia, sì. Quando scocca in questo momento il novantesimo! Il novantesimo, vedremo quanti minuti recupero quando darà l'aura l'arbitro. Spinto dall'avversario, spinto dall'avversario. Non deve creare pure fuori gioco. Sarà piatto. 4 i minuti di recupero. Recupero con scaldè.
Ho detto 4. Cazzo, cazzo, 4, è simile come. Dai, bro. Ma che mi dimostra? Senti, quadrato Tommaso Pobbe, che è il direttore del Milan. Il nostro gioiello. Dietro, Tommaso Pobbe. Eh? Se la conosci così, no. Se ti amore, secondo piano. Sicuramente non è scopo un ragazzo con te. Cioè, da parte in questo gruppo. La vediamo della parte. O la vedi qui? Allora non ti lamentare se gli altri possono da farli. Non sono disponibili. Vabbè, questa è una cosa mia, che io sono malato. La lingua ce l'hai. Non ci posso fare niente, più forte di me, non lo sanno, certo. È mio padre, ma tu non mi fai la domanda che ti faccio io. Cioè, tu sei più fedele al Milan, se ti innamori, sei più fedele all'uomo. Vabbè, sicuramente non mi perdo una partita del Milan, però tutto l'uomo. Non è che abbia posizione di Milan. Ma me ne parliamo dopo, non dire. Che continua dalle indicazioni ai suoi. Non ho preso la linea. Marella si lancia all'inseguimento dell'ennesimo pallone, lo contende a Styles, poi Mazzocchi lancia proprio Barella, retropassaggio verso Pulaci. Allora, siamo arrivati a 2 minuti e 15 secondi di recupero, poco più di un minuto da giocare. Lancio lungo del portiere d'Ungheria. Ancora dove c'è Mazzocchi che di testa riesce a mandare la Mazzocchi. Sì, si alza la bandierina, calcio di punizione. Passa la palla a Scamacca, però è in fuori gioco e quindi calcio di punizione per l'Ungheria, appena battuto. Recupera palla Tommaso Pobega! Ah! Però recupera palla l'Ungheria. Punizione d'avanzo l'Ungheria. Quando manca poco più di un minuto alla fine di questa partita. Rimessa laterale sempre solo un attacco per l'Ungheria. Dai, che ci siamo quasi. Styles cerca la triangolazione. L'Ungheria. Bonucci spazza però l'Ungheria ancora. Mazzocchi, bravo. Gol debutto, bravo. Oh, fallo. Calcio di punizione per fallo subito da Barella. Mancano ormai 40 secondi alla fine di questo incontro. È la decretazione della nostra qualificazione di esterno. Fisico 30 secondi alla fine. Ora 30 secondi 2-0 sull'Ungheria e adesso possiamo praticamente dirlo, siamo alla Final Four di Nations League per la seconda volta consecutiva. Nell'ultima esperienza abbiamo perso. Attenzione, verticalizzazione dell'Ungheria che ci prova ancora, però spazza via la palla, spazza. Rimessa laterale già battuta dall'Ungheria. Ma quando mancano 3, 2, 1, arriva il fischio finale! Italia batte Ungheria 2-0! Vai! Vai ragazzi! Andiamo! Col cuore si vince! Siamo svegliati con questa bella vittoria che vabbè, c'è per il morale più che altro, perché comunque il fatto che non siamo andati ai mondiali brutta ancora. Mamma. Vabbè dai, comunque grande Italia, sempre Forza Italia, aspettando la prossima partita. Ci sentiamo appunto la prossima partita. Buonasera a tutti, anche da Angelo Barbina. Ciao. Ciao ciao. Buonasera a tutti.